Bene, molte grazie, grazie veramente per esserci, è veramente un onore avere questa possibilità di parlare con tutti voi ed è anche un onore avere un interprete che sta trasformando appunto le mie parole in una lingua veramente più comprensibile per voi che giustamente è l'italiano. Io scrivo, ne faccio appunto l'attività principale della mia vita, ci sono tanti diversi capitoli, si parla anche spesso di polarizzazione, si parla anche della nostra specie, la specie umana e appunto si parla di politica, si parla di vita quotidiana. È un piccolo libro, il primo capitolo si chiama proprio Gruppi. Allora, che cos'è? È una storia vera, qualcosa che è accaduto alcuni anni fa, perché alcuni dei miei colleghi assieme a me siamo messi a lavorare con alcune persone, normalissimi cittadini, e abbiamo parlato di cambiamento climatico. Però non erano, come dire, erano sì persone normali, certo, però erano anche persone che avevano espresso una preoccupazione sul cambiamento climatico. E ci siamo detti, bene, allora redigiamo una sorta di trattato per risolvere il problema del cambiamento climatico. Ci siamo messi quindi a parlare e abbiamo detto, vediamo un po' se cambiano idea queste persone dopo aver parlato tutti insieme. Quindi dopo una discussione molto breve, queste persone preoccupate del cambiamento climatico sono diventate veramente un po' più estreme, più unificate e anche più fiduciose. Quindi persone che avevano paura del cambiamento climatico erano ancora più preoccupati in modalità ancora più intensa dopo aver parlato con gli altri. Quindi polarizzazione. Attenzione, questo è un esempio di cambiamento climatico, ma abbiamo anche parlato con persone molto preoccupate del cambiamento climatico. Queste persone si sono parlate fra di loro proprio di cambiamento climatico. E qual è stato il risultato? Il risultato di questa discussione è che tutti insieme in generale sono diventati un po' meno preoccupati, cioè di nuovo si sono unificati nella loro mancanza di preoccupazione delle conseguenze del cambiamento climatico e sono diventati un po' più estreme, se posso utilizzare questo termine. Quindi i gruppi di prima sono quelli che la pensavano allo stesso modo, si parlavano l'uno con l'altro e quindi un gruppo era veramente diverso rispetto all'altro, uno era preoccupato, l'altro no. Dopo aver parlato appunto uno con l'altro, quindi le persone che erano preoccupate del cambiamento climatico, sono diventate molto più estreme nelle loro preoccupazioni e quelli meno preoccupati, guarda caso di nuovo, sto utilizzando anche un'onomatopea, quindi letteralmente boom, cioè boom nel senso che ottenevano o cambiavano idee in modo molto estremo. Allora, questo potrebbe essere certo anche una questione politica e il risultato appunto della discussione di persone che la pensano allo stesso modo è che le persone diventano più unificate, più fiducia in quello che credono e più estreme. Ogni minuto di ogni singolo giorno, questo piccolo esperimento è qualcosa che succede nella vita vera, nei social, con le persone che sono appunto o preoccupate di alcuni temi, che parlano e che si ascoltano gli uni con gli altri, diventano tutti più estremi, occupano tutto l'universo politico in modo diverso rispetto alle persone che erano come loro, ma che hanno solamente una differenza, e cioè loro prendono queste decisioni volontarie e poi gli algoritmi però li dividono in gruppi che hanno inclinazioni diverse. Allora, in poche parole, questo è uno studio sulle questioni politiche. Adesso vi parlo invece un po' di diritto. Abbiamo creato dei gruppi di persone, una sorta di giurie, ci sono appunto in tanti diversi sistemi, e queste persone hanno dovuto decidere di applicare delle multe a chi si era comportato male. Ora, le persone veramente sconvolte dal cattivo comportamento, magari di una grande società, di una corporation, loro appunto si parlavano fra di loro e questa sorta di rabbia aumentava. Si dicevano, perfetto, questa azienda è stata cattiva, anzi cattivissima. Dopo aver parlato gli uni con gli altri, si sono detti l'azienda è veramente orribile, cattivissima. Quindi hanno cominciato a dire, bene, dobbiamo punire l'azienda con una sanzione monetaria. Dopo essersi parlati, guarda caso, la multa è stata moltiplicata. Quindi questo è uno studio che fa vedere quindi che la rabbia appunto si magnifica, si eleva ed esplode. Questo può succedere a destra o a sinistra. Poi un altro studio, sono come vedete fondamentalmente tutti con lo stesso obiettivo. Ora qui non faccio riferimento a un esperimento, ma faccio veramente riferimento a una vera e propria evidenza, cioè a dei giudici americani. Cosa abbiamo scoperto con
con questi giudici. Allora, quando i giudici americani, che tendono appunto a essere magari in collaborazione con tre giudici, per cui uno con gli altri due, insomma sono tre, la possibilità che magari il conservatore diventi ancora più convinto delle proprie possibilità, questo succede. Tre giudici molto molto probabilmente quindi si fanno prendere la mano dal conservatore. Se io ne ho due di conservatori e l'altro no, l'idea è sempre la stessa. Quindi lo stesso discorso riguarda anche sinistra centro. Se io prendo tre giudici di centro sinistra, ad esempio un problema ambientale o di diritti civili, quindi è molto molto comune e alta la possibilità che appunto ci si faccia prendere la mano appunto da quello più di sinistra. Lo stesso discorso succede quando ce ne sono due su tre, ma un pochino meno. Perché dico tutto questo, che può sembrare complicato? Perché se io prendo un pane con tre giudici, fondamentalmente a me servono solamente due voti, giusto, per avere la maggioranza. Per cui se ce n'è già uno che ha una certa idea, che è molto forte, trascina il secondo, ecco che il panel da tre, dovendo solamente due giudici dare uno stesso voto, insomma è facilmente manipolabile. Vi ho fatto l'esempio del cambiamento climatico e poi di gente arrabbiata per il cattivo comportamento di un'azienda, oppure di quei tre giudici. Questo gruppo si chiama gruppo polarizzato. Ricordatevi questi termini, polarizzazione di gruppo, perché ripeto, è il titolo di questo capitolo, polarizzazione del gruppo. È tutto un pochino più complicato e quindi adesso mi fermo con questi esempi. Però guardate, l'idea di base è questa: quando persone che la pensano allo stesso modo si riuniscono, alla fine non cambia idea, ma addirittura ne escono con una versione ancora più estrema di ciò che avevano iniziato a prendere in esame. Molti di noi da soli sono umili, sono molto moderati, non so se abbiamo torto, ragione, poco male, ma quando cominciamo a sentire parlare qualcosa da qualche persona che sostiene ciò che diciamo noi, che pensiamo noi, diventiamo più fiduciosi, cioè aumenta il livello di sicurezza, cioè ci diciamo a loro ragione e diventiamo ancora più estremi. Fate appunto questo stesso esempio in Italia, no? Col discorso politico centro-destra, centro-sinistra. Quando queste persone parlano una con l'altra, tutte le formazioni che sostengono le loro idee saranno sentite molto molto spesso, e quando invece le informazioni dette dagli altri, in cui voi non credete, quelle informazioni le sentite meno, vi fanno meno effetto. La collaborazione genera fiducia, sì, ma anche estremismo. E il flusso di informazioni in un gruppo che tende a pensare qualcosa, ad esempio, non so, la guerra in Ucraina, quel flusso di informazioni in quel gruppo sarà congruo e assieme al punto di vista quello iniziale, quello dominante, e non farà altro che farlo diventare ancora più estremo, non cambiare. Bene, questo era una piccola parentesi sul polarizzazione di gruppo, o il mio capitolo 1. Il capitolo 2 si chiama Buone notizie e cattive notizie. Immaginate di entrare in una stanza, signore e signori, e vi viene posta una domanda. Ad esempio, secondo lei quanto bello o bella è lei da 0 a 10? Allora, siete tutti belli abbronzati lì in Italia adesso, però questa è l'umanità e quindi la gente giustamente si vede un po' bella, un po' meno bella, brutto. Qualcuno dice, ma sì, sono abbastanza sexy, insomma, via, una via di mezzo. Poi sentite qualcun altro, che magari è veramente una persona che sa giudicare la bellezza, entra in questa stanza e questa persona dice, no, guardi, lei è un 9. E poi io le chiedo a voi, cosa pensate adesso? Le persone cosa fanno? Si aggiornano, cioè quando si sentono dire da qualcun altro di essere belli, la gente, sapete cosa fa? Dice, ah beh, guarda, io pensavo di essere 6 su 10 o 7, ma mi hanno detto che sono 9, quindi ci credo e mi prendo il 9. Quindi la gente risponde, come dire, positivamente a questo, chiamiamolo, giudizio da qualcun altro. Adesso supponiamo invece che le cose sono andate male. Voi dite, io valgo 6. Però arriva il giudice, una persona insomma che magari ecco, conoscete, vi fidate, e vi dà un 4. Cosa fate voi? Solitamente le persone penseranno, ah ma che cattivo che è quella persona, ma no, ma guarda, forse non ci vede bene, perché io valgo 6, ma mi ha dato un 4, si sbaglia lui, non ci vede, io valgo 6. Questo funziona come sistema per il look, ma anche per l'intelligenza, quindi
quando io ricevo una bella notizia, allora mi aggiorno, cioè faccio un upgrade del mio punteggio, il contrario quando sento qualcuno che mi dà 4. Mi chiederete, ma che ha a che fare questo con la polarizzazione o anche col mio paese, che nel vostro caso è l'Italia, piuttosto che con la Russia o magari il mio paese che sono gli Stati Uniti? Cosa ha a che fare magari con le Nazioni Unite o addirittura con il mio matrimonio? Qualcuno si sta chiedendo di voi, ne sono certo. Guardate, io ho seguito questo studio e l'ho confrontato con un altro studio sul cambiamento climatico. Ho preso un gruppo di persone che erano veramente molto molto preoccupate del cambiamento climatico. Hanno ricevuto informazioni che dicevano che i problemi si stavano aggravando. Poi un'altra metà del gruppo ha avuto informazioni dicendo ma no, il problema non è così grave. Ok? Quindi pensate, ok? Quindi abbiamo queste persone che temevano il cambiamento climatico, ho diviso i gruppi in due, la metà con delle buone notizie, l'altra metà con delle pessime notizie. Dopodiché, sapete cosa ho fatto? Le persone preoccupate del cambiamento climatico, beh, è chiaro che pensano che sia un problema vero, reale, però forse non pensavano questa parte di gruppo che il problema fosse così grave. Quindi io ho fatto la stessa cosa, a metà di loro ho dato informazioni positive, a un'altra metà di quel pezzo di gruppo ho dato informazioni negative. Morale, la domanda fondamentale è la seguente. Allora, come risponderebbero le persone alle buone notizie e come rispondono alle cattive, pessime notizie? Allora, quale potrebbe essere la vostra previsione? Secondo voi, cosa può essere successo in questo gruppo? Ma il risultato è stato veramente incredibile. Cioè, le persone che pensavano che non erano appunto preoccupate del cambiamento climatico, quando gli è stato detto, ma guardi, il problema non è poi un gran problema, hanno detto, ah, perfetto, ho imparato qualcosa, la situazione è ancora meno urgente, meno grave di quanto pensassi. Io esageravo, dicevano. Ok. Le persone invece di un'altra parte di gruppo, gli abbiamo detto che invece la situazione era peggiore, gli esperti cioè dicevano i problemi gravi, loro non hanno assolutamente cambiato nulla, cioè non hanno risposto assolutamente a queste informazioni, non hanno reagito. Se mi state seguendo, questo è un po' come lo studio appunto del look, dell'aspetto e dell'intelligenza. Quindi se io prendo una parte di persone che risponde alle buone notizie, diranno, ah no, ma allora la temperatura non aumenterà, non è vero che c'è la crisi climatica. Queste persone veramente non hanno affatto reagito alle cattive notizie e hanno detto fondamentalmente, ma quando gli scienziati ci dicono che la temperatura aumenta, è come quando la gente mi dice che io valgo 4, invece no, io valgo 6, per cui non ti ascolto. Invece, che succede con le persone che veramente erano molto preoccupate del cambiamento climatico? Beh, è successo che loro sì, hanno aggiornato il loro punteggio, il loro atteggiamento, ma in modo diverso rispetto agli altri. Chi infatti è preoccupato del cambiamento climatico, quando riceve buone notizie, cioè la temperatura non aumenterà molto, loro dicono, vabbè, magari un pochino meno caldo, però io rimango sulle mie posizioni, cioè io ho paura del cambiamento climatico. E quindi sono stati veramente molto reattivi. Perché appunto abbiamo detto a un'altra parte di gruppo, guarda che vi sbagliate, diventerà ancora più caldo. Queste persone hanno ritenuto le brutte notizie più credibili. Invece l'altra parte di gruppo si è comportato esattamente nel modo opposto. Ripeto, è un esperimento e questo ha a che fare col nostro comportamento online ogni singolo giorno. Ad esempio quando parliamo di immigrazione o quando parliamo della guerra o quando parliamo appunto di cambiamento climatico o anche della povertà, anche e soprattutto del populismo, dell'uguaglianza. Noi siamo veramente, come dire, sopraffatti da tutte queste notizie, queste news, sia positive sia negative, e noi decidiamo praticamente se sono, come dire, giuste o sbagliate, quelle più credibili e quelle meno credibili. E quindi cosa faccio? Con il dito sposto passo su un'altra immagine. Qualcun altro invece reagisce in un altro modo e magari va in una direzione opposta. Allora, io mi domando, ma insomma, visto che parliamo di polarizzazione, visto che la osserviamo, la polarizzazione, ma allora, ci sono delle persone che dicono, ok, diventerà veramente molto più caldo sul pianeta, questo è credibile, e qualcuno dice invece, no, no, le decisioni veramente sono diverse, cioè la temperatura non aumenterà, e queste persone quindi pensano subito che questa sia una fake news,
E ancora qualcun altro vi potrebbe dire, ma no, non farà mai assolutamente caldo, non supereremo i 3 gradi. Insomma, perché reagiscono così le persone? Cosa veramente giustifica l'atteggiamento di queste persone? Queste diverse forme che io chiamo appunto di aggiornamento, cioè noi aggiorniamo la nostra posizione. Chi non ha tanta paura del cambiamento climatico è facile da spiegare, perché alcuni di loro pensano, ma insomma, se lei mi dicesse che stiamo morendo di caldo, io comunque non ci crederei. No, no, per me quelli sono semplicemente degli ambientalisti, mi sono sentito dire, sono degli estremisti. No, quella non è scienza. Se invece io sento informazioni di qualcuno che mi dicono, ma no, non ti preoccupare, non farà molto caldo, allora ci credo. Oltre a questo, queste persone, nella parte bassa del gruppo, sono quelli che hanno reagito, come vi dicevo prima, quando qualcuno ha dato loro un 4 giudicando l'aspetto. Se sentono delle notizie che dicono guardate, la situazione sarà terribile, ovvero il tuo look è molto peggiore rispetto a come sei, la gente non crede perché non vuole credere in ciò che non crede, ci siete, ci si blocca, ci si ferma, è come se non sentissero. Per le persone invece della parte più alta del gruppo, cioè la notizia terribile veniva capita, loro secondo me ragionano meglio, perché qualcuno dice, ah no no, guardi, io comunque non mi schiodo, perché queste news sono pagate da alcune aziende e quindi non ci credo, io so solo che adesso fa caldo, fa più caldo di qualche anno fa, ma mi state raccontando fandoni. Quindi capite, le persone a seconda del punto di partenza credono di più o meno, le informazioni per loro sono o più credibili o meno credibili, a seconda proprio del punto di partenza, cioè del gruppo di appartenenza all'inizio. Bene, questo era il capitolo buone notizie, cattive notizie, il capitolo numero 2. Quindi sono più credibili fondamentalmente le buone notizie, ciò è ciò che vediamo nei social media. Ma ci sono persone invece che trovano questi tipi di informazioni sia positive sia negative e non cambiano il loro punto di vista. Vediamo allora il capitolo 3. Il capitolo 3 si chiama Due amici. Adesso vi faccio vedere subito chi sono questi due amici e spero che ve li ricorderete e magari li troverete anche in voi stessi o nei membri della vostra famiglia o nei vostri concittadini. Questi due amici sono assolutamente due persone singole. Il primo amico si chiama Bias della conferma. Il secondo si chiama Bias della desiderabilità. Sono due amici che sembra, secondo loro, che si assomiglino, sono invece molto diversi. Cos'è il bias della conferma? Noi tendiamo a credere in cose che confermano quello che noi pensavamo prima di aver sentito queste news. Io ho un cane, un Labrador Retriever, che sta dormendo sotto la mia scrivania. Se adesso vedeste il cane, forse lo vedete, adesso no, vediamo se esce o no, potreste dirmi, ma quel cane è bellissimo, è anche molto buono. Io direi, grazie, grazie, è vero, avete ragione, il mio cane è bello ed è gentile, io ci credo. Se voi mi diceste, ma no, quel cane è crudele, ha un muso bruttissimo, cosa faccio io? Non vi credo. Perché? Perché questo non si adatta a quello che io credo in questo momento. Ci siete, per cui... Per quanto riguarda un altro concetto, la punizione o anche l'immigrazione o anche tutto quello che ha a che fare con le discriminazioni sessuali, se le persone sentono qualcosa che confermano le idee antecedenti, allora si sentono informate. Se invece sentono dirsi qualcosa che non approva il comportamento loro precedente, diventano scettici. Quindi questa conferma appunto ha a che fare anche col capitolo 1-2 di cui vi ho appena parlato. Le persone quindi credono che le informazioni di supporto sono credibili, le informazioni che non confermano sono meno credibili. E di nuovo questo ha a che fare con la polarizzazione online, perché noi riceviamo costantemente informazioni che si adeguano alle nostre idee preesistenti e si adeguano anche a questa sorta di concetto, a questo bias della conferma. Invece quando qualcuno tenta di non confermare ciò che io credevo, ecco che non mi piace questa idea e la respingo e non cambio. Quindi questo è il nostro primo amico, ok? Quello che ha a che fare con la conferma. Questo amico è un po' vecchiotto, un po' fragile, ha i capelli grigi, oppure come me ha perso i capelli. Il secondo bias è quello della desiderabilità. Che cos'è questo bias della desiderabilità? Vuol dire che le persone tendono a credere nelle cose in cui vogliono credere.
Se sentite dire ad esempio che il vostro cane è bello, così come credo che sia il mio cane, questo non solo conferma le mie idee preesistenti, ma è qualcosa che io sento piacevole, cioè desiderabile da sentire. Se mi dite quella giacca non ti sta affatto bene, sai? Allora, questo conferma quello che io credo, cioè che non mi stia bene, però non è desiderabile da sentire, giusto? Per cui ancora una volta non ci sto a credere, perché? Perché non mi va di crederci, perché non mi piace crederci. Spero che in questo momento pensiate che questo bias della desiderabilità e anche della conferma sembrano quasi la stessa cosa, identici, ma no, signori, non lo sono. Potreste credere in qualcosa che non vi fa piacere credere. Potreste credere che la vostra giacca non vi stia bene e ricevete un'informazione che magari conferma tutto questo. Qual è il problema? Scusate, non so se sentite appunto cane e figlio che stanno giocando a pochi metri da me. Speriamo di no. Allora riprendo. Sentite qualcosa appunto di desiderabile ma che non conferma. Quindi questa giacca, io sono sicuro, mi sta benissimo. Oppure potreste anche sentirvi dire, guardate, il cambiamento climatico non è un gran problema. E magari trovate quest'idea desiderabile, anche se non conferma le vostre idee di prima. Oppure ancora vi dicono che l'immigrazione è qualcosa di positivo e non di negativo. Questo vi potrebbe piacere, anche se non conferma quello che forse voi pensate. Il bias della conferma e della desiderabilità possono lavorare veramente in direzioni opposte. E poi, ripeto, bisogna considerare bene questi due bias. Perché? Perché questi due bias sono veramente molto, molto potenti. A volte sono ancora addirittura più potenti il bias della desiderabilità rispetto alla conferma. Quando io sento qualcosa che mi piace sentire, è credibile, quando mi dite qualcosa di non desiderabile, allora posso pensare, ok, mi piace crederci, per cui insomma magari vi accetto il fatto che io mi sbagliassi prima. Perché è così importante questo bias, sia uno sia l'altro? Perché è fondamentale per la polarizzazione? Beh, vedete, quello che la gente trova di conferma e quello che la gente trova desiderabile dipende esattamente dal punto di partenza di queste persone. Se pensate che Trump sia eccellente e le elezioni ultime sono state false, se sentite queste informazioni, questo è una conferma per voi ed è incredibilmente desiderabile. Se sentite l'altra campana, potreste pensare, questo non è desiderabile, non conferma le DNA, per cui non ci credo neanche per un secondo. È come se, non so, pensate ad esempio sì, a varie situazioni in Canada, in Italia, in Russia, in Germania. Il bias della conferma e il bias della desiderabilità hanno svolto un ruolo fondamentale durante il nazismo. Sono stati fondamentali, ahimè, per l'ascesa al potere di Hitler. Velocemente capitolo 4. Allora, ne abbiamo solamente 5 di capitoli, quindi non vi preoccupate. Il capitolo 4 è già pronto per svelarsi. Allora, il capitolo 4, a mio avviso, è quello che contiene forse più ambizioni, perché il titolo addirittura la dice lunga, il titolo è Verità. Quindi vi ho parlato di gruppi, vi ho parlato di notizie buone e cattive, vi ho parlato di questi due amici. Adesso vi parlo delle verità, al plurale. Allora, ho due cose da dire per voi sulla verità. Cominciamo con la prima. Allora, non so se avete sentito parlare di questo, però ci è appena stato detto che i giochi olimpici verranno spostati di un anno. Rispetto, sapete che appunto i prossimi giochi olimpici sono stati spostati in avanti di un anno, non so se sapevate questa notizia. Ok. E, no, certo, attenzione, sto scherzando, vi ho mentito un attimo, scherzando per un motivo. Vi ho detto le Olimpiadi le spostiamo avanti di un anno e poi subito dopo vi ho detto ma no, sono un bugiardo, ho scherzato. Ma c'è una parte della vostra mente che ricorderà questo, mi scuso di questo ed è un esempio veramente che non vi farà male, una parte del vostro cervello si ricorderà per molto tempo questa cosa, cioè qualcuno una volta, ma io non vi ricordate neanche di me, mi ha detto che le Olimpiadi sarebbero state spostate avanti di un anno. Quindi le persone cercano di pensare che sia vero quello che viene detto, anche se un attimo dopo io sconfermo ciò che ho detto. Ricordate questo, è importante, una parte della mente corregge, ma questo pensiero persistente un po' rimane. Vi rimane l'idea che io vi ho detto prima, e cioè questa falsità, questa bugia che vi ho svelato.
in una qualche parte della mia mente io ho capito, rifletto, so che non è vero che le Olimpiadi sono spostate, ma vi rimane questo piccolo granello di memoria, di informazione. Questo vuol dire che se voi leggete qualcosa di falso online, anche se questa falsità è immediatamente corretta, o correggete voi stessi, una parte della vostra mente crede ancora che sia vero, e quella parte della vostra mente che crede che sia vero potrebbe, beh, insomma, avere un impatto negativo, non so, sul vostro boss, su un vostro amico, su un parente, sul vostro presidente. Oppure ci potrebbe essere una luce positiva sullo stesso direttore, sullo stesso membro della famiglia, sullo stesso vostro presidente, anche se subito dopo vi si dice no, era una bugia. C'è un bias, appunto, che è questo, quello della verità, che ci fa capire come funziona la polarizzazione online. Quando ci sono delle menzogne, quando ci sono delle fake news, le persone ci credono fino a un certo punto, anche se poi vengono smentite o corrette. E questo va a confermare ciò che alcune persone credevano prima. Vi ricordate il bias della conferma? È qualcosa che rimane appiccicato come la colla della loro testa, perché è qualcosa che loro vogliono sentire. E vi ricordate il bias della desiderabilità, ok? La stessa cosa vale per il bias della verità. Allora, c'è anche un effetto falsità, così lo chiamiamo. Ora, provo a fare un esempio così dall'altra parte dell'Atlantico. Allora, per quanto riguarda proprio la dimensione, quello che sto per svelarvi è proprio la quantità di spazio, chiamiamo così, dello stato più grande degli Stati Uniti. E sapete qual è? È New York, è veramente molto molto grande questo stato. C'è dentro New York, c'è anche Yonkers, c'è anche la capitale dello stato che è Albany. Sono mille chilometri. Ci sono altri stati molto grandi, ma quello di New York è il più grande. Vi ho mentito di nuovo. E quindi vi ho dato questa sorta di illusione e delusione. Ci siete? Se adesso qualcuno qui dentro ripetesse questa informazione mille volte, io convincerei qualcuno di voi, anche se molti di voi sanno che lo stato di New York non è molto grande. Sono molto più grandi, molto molto più grandi la California e il Texas. Perché c'è questo effetto allora? Guardate, la base di questo effetto è molto interessante da studiare. Guardate, se noi riuscissimo a elaborare molto velocemente le informazioni, tipo 2 più 2 uguale 4, lo facciamo tutti, giusto? Oppure Biden è presidente degli USA, oppure i cani sono più simpatici dei gatti, mi scuso con chi invece adora i gatti, e vabbè, piacciono tutti e due, però preferisco i cani. Allora, qualcosa di molto facile proprio da processare, da elaborare. Se è facile, la gente pensa che sia vero. E se sentite questa cosa ripetutamente, ci credete. Perché? Vedete, questa è proprio la spiegazione dell'effetto di cui vi ho appena parlato. Se sentite queste cose ripetutamente, la gente comincia a dire, ah, ma allora è credibile. Allora, online, purtroppo, noi sentiamo ripetutamente cose false, in modalità veramente molto molto più ripetitive rispetto a tutta la storia dell'essere umano. Quindi questo effetto, questa illusione nei social è un effetto molto molto pericoloso, dannosissimo. Quando vi raccontavano qualcosa sulla pandemia che non era vero, ma ve lo dicono mille volte, qualcuno purtroppo comincia a pensare, ah, ma allora mi sono sbagliato, ah, allora ci credo, ah, allora cambio idea. Spero che in questo momento voi state pensando a questa domanda: ma questo effetto è uguale per tutti noi? Chi magari ha fatto università, oppure i giovani, oppure gli anziani, gli uomini, le donne, no, questo è un fenomeno universale, ma riguarda veramente tutti? Beh, guardate, noi sappiamo che questo fenomeno accade da tutti. Questo effetto di cui ho appena parlato ha luogo tra chi ha fatto l'università, chi è laureato, chi ha una scolarizzazione più bassa, riguarda i poveri, riguarda i ricchi, riguarda gli uomini, riguarda le donne, riguarda, sì, ci sono piccole differenze demografiche. Forse l'unico gruppo, tra virgolette, immune a questo effetto, secondo voi chi sono? Provate a pensare. L'unico gruppo che non è soggetto a questo problema, se volete, è chi ha l'Alzheimer. Perché? Perché chi ha l'Alzheimer non ricorda, per cui ripetere e ripetere, purtroppo, un paziente di Alzheimer non significa nulla e non lo convince né da una parte né dall'altra. Mettiamo da parte quindi tutti questi effetti. Pensiamo allora alla conferma, alla desiderabilità e alla varietà.
A un certo punto qualcuno tenderà a crederci, perché la cosa ripetuta ha questo effetto, lo ripeto appunto anch'io ancora una volta. Di nuovo, questa è fonte di polarizzazione che ci fa capire esattamente perché le persone tendono a credere in qualcosa di falso, perché magari per loro è piacevole sentire quella notizia, è desiderabile appunto, perché magari conferma le loro idee precedenti. Poi ci mettiamo sopra anche il bias della conferma ed ecco quindi che abbiamo persone che continuano a credere in ciò che, sbagliando, credevano ancora prima. Capitolo numero 5, si chiama Soluzioni. Allora, piccolo libricino, ripeto, con 5 altrettanto piccoli capitoli, ripetiamo insieme: gruppi, le buone notizie, le cattive notizie, i due amici, vi ricordate? Il capitolo di cui appena parlato, il numero 4, le verità, e finisce col capitolo 5, le soluzioni. Allora, vi ho fatto un quadro un po' negativo dei social media. Cerchiamo adesso, insomma, forse di tornare a sorridere e di fare un po' di luce. Lo faccio con una piccola storia per voi. È una storia che riguarda uno studio che abbiamo fatto alcuni anni fa. Allora, in questo studio abbiamo fatto uno sforzo per poter riunire diversi tipi di persone, diverse formazioni, diversi punti di vista, diverso background culturale su alcune problematiche abbastanza complesse. In uno di questi gruppi c'era una madre, single, purtroppo molto povera, che rappresentava una minoranza etnica, assieme a una persona che francamente non sopportava i poveri, non sopportava l'idea della monogenitorialità e non sopportava, insomma, delle persone come quella donna, quella signora. Quella signora, durante la discussione, ci ha detto: nella mia famiglia facciamo questo, nella mia famiglia facciamo quest'altro, ecco perché io ho questo mio punto di vista, perché nella mia famiglia si parla appunto di questo tipo di comportamento. Quest'uomo nello stesso gruppo ha detto: guardi, lei è singola, non ha un marito, non vedo un padre nella sua vita, lei non ha la famiglia, quindi non parli in mia presenza della parola famiglia, perché lei la famiglia non ce l'ha. Allora, inutile quasi dire che appunto questa donna e questo uomo sicuramente non erano amici, e sicuramente, ecco, durante il corso di queste discussioni non si sono mai parlati direttamente, nel senso che, insomma, è stato molto difficile, ecco, gestire queste due persone. Diciamo che si era creato un rapporto fra di loro molto difficile da gestire per noi ricercatori. A un certo punto quest'uomo si avvicina però a questa donna, si avvicina veramente a lei per la prima volta un giorno e le dice: quali sono le parole più importanti in ogni lingua, in qualsiasi lingua? La signora, a parte che era spaventata, si era alzato questo signore, era vicino a lei, insomma, e aveva paura di rispondere. E lei risponde ovviamente: non lo so, mi dica lei. E lui risponde, la guarda e le dice: mi sono sbagliato. Incredibile, molto molto commovente, credetemi. L'ha ascoltata e ha detto: nelle mie parole c'è stato crudeltà nei suoi confronti. Mi scuso, mi sbagliavo, lei ha una famiglia. Perché vi ho raccontato questa storia? Guardate, innanzitutto è vera, ma la dovete mettere nel contesto di quello che si chiama opinione deliberata. Cosa vuol dire questa opinione deliberata, questa scelta deliberata? Vuol dire che invece di mettere insieme le persone che la pensano allo stesso modo nei gruppi, perché come dicevo prima non fanno altro che veramente autoalimentarsi e diventare estremi, mettete nei gruppi persone diverse e poi andate ad elaborare appunto alcuni processi, non so, di nuovo la povertà, l'immigrazione, di nuovo il problema del populismo, oppure si può parlare anche di politica e di politici. E abbiamo veramente motivo qui di essere molto ottimisti, almeno in questo momento. Questa opinione deliberata non è rappresentata dai social media, ma fa capire il potenziale dei social media. Quindi, non quando le persone vengono algoritmizzate, ho creato un verbo nuovo, scusatemi per questo, ma non parlo appunto di algoritmi, parlo di persone che, o magari volontariamente con un piccolo aiuto, cominciano a collaborare con degli altri, esplorano altre persone su cui avevano idee completamente diverse.
Questa è una prima soluzione che si chiama appunto questo invito a prendere decisioni deliberate. Punto numero due, molti di voi non apprezzeranno questo punto. Non parlo del punto di vista emotivo, però l'ho visto perché succede questo percorso nella mia corteccia prefrontale, nel cervello. Succederà anche nella vostra corteccia prefrontale. Allora, ho lavorato per Obama, con Obama. Sono stato molto fortunato e ho elaborato anche delle regole, dei regolamenti. So che a volte alla gente non piace il termine regola o regolamento, però le regole, lo sapete, servono per governare la povertà, l'inquinamento dell'aria, la legge sul lavoro, la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici, la sicurezza delle autostrade, insomma mille cose che appunto Obama ha fatto nel quartier generale a Chicago, e mi ha detto: continua così, prova a guardare tutti questi punti e prova anche a coordinarli al meglio. Cosa ho scoperto allora nei miei 4 anni con Obama? Beh, quando abbiamo a che fare con dei fatti, non so, tipo la sicurezza degli automobilisti, oppure il rischio per i lavoratori nel posto di lavoro, o sto pensando a un altro lavoro che abbiamo fatto, il rischio di pandemie, prima della pandemia ovviamente. Ebbene, questi sono problemi veramente molto difficili. Ad esempio oggi sicuramente i due principali sono l'immigrazione e il cambiamento climatico, ma una volta osservati i dati di fatto, noi non ci siamo trovati in disaccordo, non è stato molto difficile convincere. Cioè, abbiamo detto: guardate, questo approccio ci eviterà di vedere 500 operai morire durante l'anno a causa appunto di sicurezza, mancanza di sicurezza sul lavoro. Chi non vorrebbe farlo? Con un'iniziativa per ridurre l'inquinamento sull'aria, che magari ha un piccolo effetto sulla salute pubblica, ma magari mi costa una fortuna, la gente dice: ma no, non è una buona idea, hai calato l'inquinamento di poco. Poco importa se qualcuno appunto ha votato, qualcuno a destra o qualcuno a sinistra. Quindi semplicemente questo era proprio una richiesta di fare emergere dei fatti, dei dati di fatto. Però vedete, ecco, far emergere, far venire a galla dei dati di fatto concreti, questo è quello che abbiamo fatto, nel tentativo, attenzione, di ridurre la polarizzazione, nel tentativo di fare la domanda giusta e sicuramente nel dar la parola a tutti. Quindi fare la domanda specifica, ad esempio: come facciamo a risolvere il problema X? E poi, attenzione, e quali possono essere le soluzioni alternative? È molto meglio rispetto a chiedere: ma tu sei di destra, o tu sei di sinistra, o tu sei di centro? Perché una volta, ecco, chiarite queste domande, e una volta quindi ci siamo potuti veramente immergere nei dati di fatto, beh, succede che c'è un effetto che io chiamo di ammorbidimento, letteralmente proprio di ingentilimento. E questo ingentilimento rende la polarizzazione anche un po' shock. Albert Hirschman è un importante economista, ha scritto un libro che si chiama letteralmente Passioni ed Interessi. Ci dice che la cosa bella del commercio, del trade, tipo andarsi a comprare un giornale, andarsi a comprare un paio di scarpe, o che ne so, andare a vendere qualsiasi cosa alle persone, è qualcosa che riesce proprio ad abbassare l'ostilità delle persone. Se voi comprate qualcosa per qualcuno, magari non vi importa neanche che religione professano o perché hanno votato, ma a voi piace fare un regalo, giusto? Quello è il dato di fatto, è il regalo. Molto spesso, ripeto, facendo un'azione del genere, come diciamo in americano, si abbassa il volume, si calma tutto. Ecco ciò che io intendo appunto per percorso deliberato appunto per le persone o di destra o di sinistra quando leggono le news online. Questo è un modo, vedete, proprio per azzittire oppure per calmare la parte più cattiva dell'animo umano. Sono arrivata alla fine del libro, avete sentito parlare velocemente dei 5 capitoli, e in questo libro c'è una sorta di epilogo che è brevissimo, è stato redatto da John Stuart Mill, e vi lascio proprio con le parole del collega Mill. Ci dice, e cito: è molto difficile sopravvalutare il valore dell'essere umano attuale. Dobbiamo trovare il posto giusto, noi esseri umani, stando in contatto con gli altri, ma diversi da noi. E dobbiamo metterci in contatto con nuove modalità, nuove azioni, nuovi pensieri, diversi rispetto alle persone che conosciamo meglio. Per me questa comunicazione è fondamentale. La comunicazione, peraltro, è una fonte fondamentale per me di progresso. Termino qui, grazie.